Bentrovati amici sportivi di Serie C TV, ospitata sulla piattaforma Eleven Sport. Antonio Mutasci vi dà il benvenuto al 21 settembre Franco Salerno di Matera per il recupero della terza giornata di campionato, la sfida tra il Matera e il Catania. Hanno fatto il loro ingresso in campo le due squadre agli ordini del Vassallo. Pallone che arriva e il tiro di Barisic. Dietro per Sepe, il pallone per Bangu, pallone dentro e il Pisseri ci mette la mano a sventare sul... Parte il cross a testa di Stendardo che poco non ci arriva, ma è stato ravvisato un fuorigioco. Mette in mezzo Aia, a rovesciata di Corrado, la parata di... Fischio del tiro di gara. Lodi la mette in mezzo, la testa di Gaia e la parata di Farroni in calcio d'angolo, secondo corner per il Catania. Parte Lodi, risalita, la mette fuori, contro cross, Aia tirato giù, non c'è nulla, probabilmente c'era un calcio di rigore. Voi a casa avete le immagini, potete giudicare meglio di noi. Continua a protestare Lodi con il direttore di gara. Cupolo per Vassallo. Va al tiro Vassallo e la palla in rete. Passa in vantaggio il Catania al minuto numero 39. Il tiro che si infila in fondo al sacco è di Vassallo. Catania 1, Matera 0. Passa. Il tiro di Ricci, la parata. Parte Galdean, pallone che scorre, Corrado, e il pareggio, anzi no, pallone fuori. Cosa si è mangiato Corrado? Ha dato l'impressione del gol facendo muovere la rete esterna. Marotta, Lodi, c'è Vassallo, Marotta, la parata di Farroni, a deviare in angolo. Menne, entra in aria. Menne, gioco di gambe, si accentra, Menne, il tiro, la parata di Farroni con i piedi. Vassallo, va sul fondo, la testa di Menne e la parata di Farroni che la mette in calcio dall'angolo, anzi no, il pallone è ancora vivo. Il tiro di Lodi, rimpallato, Lodi, si ferma, suggerimento per Marotta, e il pallone che danza lungo tutta la linea, esce fuori. Occasione ancora per il Catania per raddoppiare, che adesso prova a buttare in campo un altro giocatore per perdere il tiro. Farroni, poi il palo e la palla che termina dentro, anzi no, sì, è terminata dentro. Il raddoppio del Catania porta la firma del nuovo entrato Calapai, con Farroni che si arrabbia e becca il cartellino giallo perché aveva salvato dopo che aveva colpito il palo per Dammacco. E arriva adesso il tipice fischio. Esultano i giocatori del Catania per questa vittoria. Piovono i fischi di contestazione verso il direttore di gara, che ora è accerchiato da alcuni calciatori del Matera che si lamentano. Ma quel che conta è il risultato. Matera 0, Catania 2. Vince la formazione di Sottini.